Salve a tutti e ben ritornati. Ce l'ho fatta, sono stata puntuale. Questa volta il video esce di domenica e sono tornata finalmente con una ricetta giapponese. Sono stata in una fase molto, come si può dire, in bilico, fra tante idee e fra pochi ingredienti. Purtroppo sono in. Devo rimettere un po' in ordine la dispensa. Comunque, sono tornata con la ricetta giapponese, vi dicevo, e la ricetta di oggi è il tonkeyaki. Il tonkeyaki è una ricetta semplicissima, con pochissimi ingredienti, propria della zona del Kansai. Come il suo fratellino più elaborato, Okonomiyaki. Infatti la Tonpeiyaki in inglese viene chiamata Easy Okonomiyaki, ossia un Okonomiyaki in versione semplice. Infatti, al contrario dell'Okonomiyaki, ha pochissimi ingredienti, la pancetta di base, l'uovo e poi a scelta possiamo utilizzare il cipollotto oppure il cavolo cinese. Di base sono questi, il topping, la decorazione sopra assomiglia molto a quella dell'Okonomiyaki, infatti si usa salsa Okonomiyaki, maionese e sopra poi possiamo decidere se mettere katsuobushi, aonori, se preferite il cipollotto, insomma potete variare molto. È una ricetta alla fine che ha pochissimi ingredienti e quelli che non si hanno si possono creare in casa, quindi penso che possa accontentare un po' tutti. Inoltre è veloce, magari potete fare anche all'esterno con una bella piastra e si sta tutti insieme in compagnia. Evviva! Allora, niente, ho fatto un preambolo, volevo soltanto cercare di spiegarvi questa tonkeyaki che comunque è una semi sconosciuta. Spero che la ricetta vi piaccia, vi lascio gli ingredienti e la ricetta è velocissima e ci vediamo alla fine del video. Allora, per la realizzazione del tonkeyaki, sono pochissimi gli ingredienti che dovrete preparare prima. Innanzitutto io mi sono tritata diagonalmente il cipollotto, quindi semplicissimo. Poi adesso mi andrò a tagliare le fette di pancetta in pezzi da 2 cm circa, quindi queste fettine le farò a 3 pezzi. E poi dovrete sbattervi l'uovo dentro una ciotolina, quindi semplicissimo. Ecco qui, la pancetta è pronta. Quindi sbattiamo l'uovo in una ciotolina. Mi raccomando, sbattete l'uovo bene perché dovrà prendere la sembianza di un omelette, quindi sbattetela più che potete. Ecco, direi che così va abbastanza bene. E con questi pochissimi ingredienti andiamo alla padella. Bene, abbiamo acceso il fornello a una temperatura medio-alta e facciamo scaldare la padella. Ok, la padella è calda, quindi mettiamo la pancetta. Facciamola cuocere sia da un lato che dall'altro, senza farla brustolire, diciamo che deve essere cotta. Inizia già a colorarsi. Ok, quando la pancetta è cotta ma inizia ad abbrustolirsi, io direi di abbassare un pochino la fiamma
aggiungere il cipollotto. Lasciamo cuocere fin quando il cipollotto non si sarà ammorbidito. Mi raccomando, un pizzico di sale e uno di pepe. Direi che il cipollotto è pronto, quindi abbassiamo la fiamma e accantoniamole da un lato della padella. Ora prendiamo l'uovo e facciamolo scendere nella parte libera della padella. Ok, nel frattempo che si cuoce facciamo andare la pancetta e cipollotto sopra l'uovo. Ok, possiamo spegnere la fiamma e servire. Bene, possiamo servire nel piatto rovesciandolo al contrario. Ecco qua. Ora è venuto il momento del topping. Per prima cosa, una bella manciata di salsa okonomiyaki. Naturalmente la salsa okonomiyaki, per chi non sa dove procurarsela, vi lascio il link nell'info box e anche qui di lato della ricetta della salsa okonomiyaki, facilissima da fare in casa, molto simile all'originale. Altrimenti, se volete acquistarla, vi lascio un link di un ottimo negozio orientale online che si chiama L'Oriente in Cucina. Poi andiamo di maionese. Potete usare la giapponese se la avete, che è molto più delicata di quella italiana. E se volete potete acquistarla sempre nello shop online che vi ho suggerito, perché ve lo suggerisco perché comunque io ci ho acquistato e sono stati veramente molto gentili e disponibili. Oppure potete naturalmente usare quella italiana, oppure addirittura farvela in casa con la ricetta semplicissima che ho sul mio canale, che vi linko qui e nell'info box. Poi sopra qualunque cosa preferite, quindi potete mettere aonori, cipollotto tritato molto fine, potete mettere lo zenzero rosa tritato, potete mettere i fiocchi di bonito, io metterò i fiocchi di bonito perché comunque sono la cosa che più mi fa impazzire, e anche a mio marito, quindi siccome se la pappa lui, abbondiamo. Bene, il tonpeiaki è finito, è semplicissimo come potete vedere, è una ricetta che comunque può sostituire un pochino la classica okonomiyaki, che è molto più complessa come ricetta, anche se non ha niente da invidiare assolutamente, però ecco, è una ricetta semplice, facile, di facile realizzazione, con pochissimi ingredienti. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi auguro una buona domenica e alla prossima settimana. Ciao! Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se è di vostro gradimento, mettete mi piace al video. Se non volete perdere i prossimi video, iscrivetevi al mio canale, o comunque se vi piace in generale il mio canale, iscrivetevi. Per qualunque info commentate, chiedete pure, e tutti i link possibili e immaginabili sono nel mio info box. E intanto vi mando un grande bacio e a domenica prossima. Ciao!
quindi magari la potete fare anche adesso che inizia a fare caldo all'esterno con una bella griglia, una bella, piastra. Classico il trattore mentre registri, eh. Grazie. Facciamola bruciare anche la padella. Muoviti su.